Inizio amaro per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee di calcio. Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma la formazione giallorossa di Rudy Garcia è stata battuta con un clamoroso e tennistico 7-1 dal Bayern Monaco, con 5 gol in appena mezz'ora di gioco da parte dei campioni di Germania. Il tecnico giallorosso si è assunto tutta la responsabilità di una disfatta clamorosa che certamente potrebbe complicare il cammino europeo. L'unico gol della bandiera giallorossa è stato messo a segno nel secondo tempo da Cervinio. Questa sera toccherà alla Juventus cercare il riscatto in Grecia contro l'Olympiakos. Tocca alla Juventus riscattare l'onore del calcio italiano dopo la sconcertante sconfitta di ieri sera allo Stadio Olimpico della Roma, travolta dal Bayern Monaco con il tennistico punteggio di 7-1. Questa sera i bianconeri guidati da Allegri sono attesi ad una impegnativa trasferta in terra greca allo Stadio Karaskakis del Pireo contro la formazione dell'Olympiakos. È uno scontro diretto ad eliminazione e bisogna fare più punti che si può, dice il tecnico bianconero. Decisiva no, ma importante sì. È da tanto che non vinciamo in trasferta, ma è altrettanto vero che abbiamo giocato soltanto 4 gare dopo Glasgow e quindi ci può stare. Sarà una partita in cui dovremo dare indicazioni precise e convincenti se abbiamo l'ambizione di arrivare tra le prime 8 d'Europa. Verrà effettuata domani presso l'ospedale Tattarella di Cerignola la risonanza magnetica per Andrea Colapietro. Il play della Olimpica Basket, militante nel campionato di Serie C regionale pugliese, rimasto vittima di un infortunio nei secondi finali della vittoriosa gara contro l'Adria Bari. In un primo tempo la risonanza era in programma martedì scorso, ma la dirigenza, visto il gonfiore del ginocchio sinistro del giocatore, ha deciso di aspettare fino a domani per i tempi e modi del suo infortunio.